Ciao a tutti ragazzi, bentornati con un nuovissimo video. Siamo in una location diversa dal solito, non è la mia stanza, ma è la cucina. E questo perché mi serviva uno spazio abbastanza grande e con un'ottima luce per far vedere gli ultimi prodotti che mi sono stati inviati da Fibracolor. Sono stata contattata da alcune ragazze di Fibracolor per poter provare alcuni dei loro prodotti a mia scelta. Quindi mi hanno inviato questo bellissimo pacco. E che ho già aperto, ho messo il reel su Instagram, quindi vi lascio magari sotto in descrizione il link per andare anche sulla mia pagina Instagram. E niente, adesso oggi li proveremo anche assieme a alcuni di loro perché sono molto curiosa di provare tre prodotti che mi sono stati inviati. Allora, la scatola la apriamo assieme. Ecco qua. I prodotti sono tutti qua dentro. Allora, ve li faccio vedere uno per uno. Allora, il primo prodotto che vi mostro è questo, ovvero sono sei pennarelli metallizzati con la punta fine in queste sei colorazioni. Questi pennarelli qua, secondo me, sono super adatti, beh, sia per il bullet journal, ma soprattutto se volete fare dei biglietti di Natale personalizzati. Adesso andremo a vederli assieme. Belli i pennarelli, non me li aspettavo così. Non so se riuscite a vedere che i pennarelli hanno il pack con dei glitterini all'interno, guardate che belli. La punta è così e assieme a voi direi di andarli a provare sul mio quaderno. Allora, si vede che sono leggermente metallizzati. Mi aspettavo però un qualcosa di più metallizzato ancora. Forse devo semplicemente spostarli, ok? Adesso si vede già di più. Credo che l'azzurro per il momento sia quello un po' più metallizzato rispetto agli altri due. Ok, allora sì, sono metallizzati, però non so se riuscite a vedere, adesso vi sposto un po' il quaderno, così magari riuscite a vedere un po' il fatto che siano metallizzati. Non tutti i colori hanno questo effetto metallizzato, forse i più metallizzati in assoluto sono l'argento, il verde e l'azzurro. Ok, dopo i pennarelli metallizzati andiamo a vedere assieme i B-punta. Ci sono questi 12 pennarelli in queste 12 colorazioni classiche che hanno la doppia punta, come dice la parola stessa. Allora, le colorazioni sono queste qua, ok? La particolarità di questi pennarelli, oltre ad avere la doppia punta, vedete, punta pennarello classico della Fibracolor e punta più sottile, è il fatto che siano lavabili. Almeno qua c'è scritto super lavabile, ciò significa che se vi doveste sporcare i vestiti, in teoria dovrebbe andare via. La prova del 9 non la faccio in questo caso perché ci tengo ai miei vestiti, con questo proveremo la punta. Ok, tra l'altro questa punta qua, quella più spessa, è quella dei classici pennarelli della Fibracolor che è adatta anche per fare lettering, un lettering molto, molto basico insomma. Io avevo iniziato a fare lettering con i pennarelli della Fibracolor. Vi faccio vedere com'è lo spessore della punta, vedete? Sia per colorare che per prendere appunti, questi qua sono ottimi. Direi di passare al prossimo prodotto. Ok, altro prodotto che ho trovato all'interno, e questo non vedo l'ora di usarlo, sono 10 pennarelli con gli stampini. Ebbene sì. Allora, perché ho deciso di provare questo prodotto? Perché voi sapete che io ho la mia agenda che decoro, lo Bonici. E questi secondo me erano dei pennarelli validi da usare, perché pennarelli stampini è più corretto, da usare per decorarla ulteriormente. Allora, ogni colore ha una stampa diversa, ha un disegno diverso. Questo ad esempio è la zampina, il nero ha le formiche, il rosso ha le labbra. E adesso proviamo assieme uno e poi in una clip, insomma, in contemporanea vi faccio vedere tutti gli stampini come sono. Direi di provare questo con le labbra. Lo stampino è fatto così, spero riusciate a vederlo. Dalle immagini qua le punte sembrano molto più grosse, comunque proviamolo assieme. Ok, allora questo è l'effetto. Secondo me c'è da premerlo maggiormente. Adesso proviamo a fare la stessa prova di prima, però premendolo un po' di più. C'è da premerlo maggiormente, vedete, è un po' più nitido, evitando però di sbavare troppo. Questi secondo me per l'agenda, decorazione delle agende, bullet journal sono ottimi. Ok, altro prodotto che c'è all'interno sono i Delta 3. Colorito Delta 3 sono questi 12 pennarelli, classici pennarelli alla fine a livello di punta. L'unica cosa che cambia è l'impugnatura, quindi il pennarello stesso non è tondo ma è triangolare.
a delta, appunto, vedete? In teoria questi pennarelli hanno la punta così, sono comodi a livello, come dicevo prima, di impugnatura, non cambia nulla a livello di colore, però se avete preferenze di pennarelli più comodi da tenere in mano, questi qua, in questo formato qua, sono molto più comodi rispetto ai classici tondi e li trovo comodi anche io. Non vi faccio la prova di questi perché le colorazioni sono identiche agli altri, però questo più che altro era da far vedere per l'impugnatura e assieme anche ai bipunta, anche questi sono lavabili. Ok, altro prodotto, questo sono curiosa di provarlo. Allora, sono i Magic Pastel. Questi 18 colori di pennarello, perché dico 18? Sono 9, sì, 9 più 1 perché 1 è il pennarello magico, ma perché un pennarello, passando quel pennarello magico sopra, dovrebbe in teoria cambiare colore. Sono molto scettica su questo perché non lo so. Adesso vediamo assieme anche come sono, perché io non li ho mai visti e non li ho mai provati. Ok, allora, questo è il pennarello magico, tra virgolette, quello che dovrebbe far cambiare colore ai pennarelli. Allora, vedete, i pennarelli hanno sul pack entrambi i colori, quindi in teoria questo dovrebbe essere di questo color rosa salmone, passando questo dovrebbe diventare questo giallo. Ora facciamo la prova con questo. Intanto vi faccio vedere tutti i pennarelli, le colorazioni che hanno e ovviamente poi in un'altra clip vi faccio vedere anche, insomma, tutti i colori. I pennarelli sono così. Le colorazioni sembrano essere molto interessanti, sono molto più pastellose. Direi di provare questo, vediamo un po'. Allora faccio una striscia così. Ok. Quindi questo è il color rosa salmone. Andiamo a passare sopra questo. Ok, bello! Sì, ragazzi, funziona. Direi che funziona. E molto interessante. Adesso vorrei provare un colore un po' più forte. Allora, vediamo questo qua, che è il blu e dovrebbe trasformarsi in questo rosa salmone. Oh mamma. Allora, sono riuscita a sporcare il pennarello magico, ragazzi. Aspettate che provo a passarlo qua per pulirlo un po'. Allora, la pecca di questo prodotto, che in realtà vi dico è bella l'idea, non lo sapevo perché non li ho mai usati, secondo me occorrerebbe aspettare che il pennarello si asciughi. Quindi rifaccio la prova sempre con questo, aspettando un po' che si asciughi il prodotto e poi provo a ripassarci sopra questo e vediamo se sbava ancora. Ok, ragazzi, si è asciugato, vediamo un po'. Ok, allora ragazzi, un po' come prima, sbava ancora un pochettino, forse bisognerebbe aspettare ancora qualcosina in più. Vedete che si è sbavato un po', però vabbè, fa niente. Insomma, questi prodotti sono da usare in maniera limitata. L'ultimo prodotto che mi è arrivato, e questo è un pezzo forte, sono i 100 colori della Fibracolor. Questi sono i classici pennarelli che avevo preso anch'io nella confezione da 12, se non erro, per iniziare a imparare a fare il lettering. Per questi sono consigliatissimi per chi, come me, è proprio alle basi col lettering. Il brush pen risulta essere molto difficile a livello di stesura, con questi ci si può allenare tranquillamente. Ho deciso di provare a prendere la confezione da 100 colorazioni, tra l'altro qua dietro ci sono anche i colori e i relativi numeri nel caso vi si dovessero scaricare. E cosa positiva è che anche questi sono lavabili. Allora, la pecca di questi pennarelli, se proprio dobbiamo trovare una pecca, è che a livello di lettering si preme tanto sulla punta e schiacciando, schiacciando praticamente va un po' ad appiattirsi. Si scaricano relativamente presto, però la stesura di questi pennarelli è meravigliosa, sembra quasi velluto, qualcosa di soffice e delicato. E a me questi qua piacciono tantissimo, li ho sempre consigliati per chi volesse imparare a fare lettering. E niente ragazzi, questi sono tutti i prodotti che mi ha inviato Fibracolor da provare per voi. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere magari sotto nei commenti quale tra questi prodotti è quello che vi piace di più, quello che vi ispira di più da acquistare. Se li avete già provati magari questi qua che sono i classici pennarelli della Fibracolor. E niente, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate anche un like, iscrivetevi al canale ovviamente. Detto questo ringrazio ancora Fibracolor per avermi inviato questi prodottini e non vedo l'ora di usare gli stampini per la mia agenda. E niente, detto questo, direi che ci vediamo con un prossimo video. Ciao!